nasce dal 2007, settembre 2007. Siamo partiti in due soci, siamo partiti con due Mazda nuovi, un centro di lavoro e un torneo. E l'idea ben definita era già acquistare due Mazda, perché dall'esperienza vissuta abbiamo lavorato tutti e due soci in 9 anni in un'altra azienda sempre con Mazda. Quindi c'era già un'esperienza precedente. Vista l'affidabilità delle macchine, siamo partiti con l'idea già fissa di due Mazda nuove. Da lì, ogni anno, tranne il 2009, un po' di crisi penso per tutti, da lì in 11 anni abbiamo acquistato 10 macchine. Noi abbiamo una varia tipologia di clienti, dal settore automotive all'agricoltura, al tessile, all'aeronautica, abbiamo vari settori. Noi lavoriamo solo su piccoli lotti, quindi ogni persona deve programmare il singolo pezzo o i due pezzi e realizzarlo. Quindi i nostri lotti sono al massimo i 20 pezzi. La prima macchina è stato un centro di lavoro, un VCN 510, e un Tornio QTN 200. E l'ultima macchina acquistata l'anno scorso, un Variaxis I600. Vista l'esperienza dei 9 anni precedenti su Mazda, sono andato deciso e sinceramente non avevo fatto fare preventiva a nessuno. Ero sicuro che quella macchina lì era la macchina che mi portava ad oggi, quello che sono oggi. Infatti, successivamente ho acquistato sempre Mazda proprio per questo. Una macchina affidabile che ti può dare garanzia. Io devo dare garanzia al cliente e assolutamente devo avere la macchina che mi danno garanzia a me. Non posso aver fermi macchina e devo dare i particolari al cliente fatti in una certa maniera, precisi. Prima di tutto sul lavoro ci vuole precisione e pulizia. E poi non si è mai vista una Ferrari in mezzo a un cortile. Una mano grossa ce l'ha data Mazda, in senso che il rappresentante viene qui con nuovi clienti che vogliono acquistare Mazda, vedono l'azienda, si innamorano dell'azienda e ci passano anche il lavoro. È successo parecchio, non è una barzelletta, è proprio vero. Io ci lavoro con macchine Mazda da 19 anni e hanno fatto passi da gigante. Hanno semplificato delle operazioni che prima erano un po' più laboriose. Ogni dipendente ha la sua macchina, quindi il programma CAM in OZ non c'è e lavoriamo, abbiamo fatto 11 anni e stiamo lavorando tutti a bordo macchina. Mazda che è la Ferrari, semplice. Uno che vuole garanzia, non ho mai avuto problemi anche di assistenza su macchine vecchie, mai avuto problemi, un colpo di telefono, abbiamo sempre risolto il problema, sempre. Ma anche come tempi di ricambi, per avere i ricambi, un giorno, due al massimo, abbiamo la macchina che riparte. Queste non sono solo parole, sono fatti. Cioè, 9 macchine, tutte Mazda. Noi risolviamo problemi. Non è che facciamo pezzi, risolviamo problemi ai clienti. Mazda risolve il problema dell'attrezzamento. Aziende come noi, che fanno piccoli lotti, se non hanno una macchina semplice da programmare, non sono sul mercato. Semplice discorso. Per fare un pezzo, io lo faccio in 10 minuti, un'altra azienda più brava di me può farlo in 8, ma se io ci metto 5 minuti a prepararla e l'altra azienda ci mette mezz'ora, sta la differenza per un pezzo. Io sono competitivo e gli altri no. L'Integrex sarà il prossimo passo, o fine anno o inizio anno, perché è la macchina in competizione con Variaxis che può darti un valore aggiunto maggiore. Sto facendo adesso, ho 2 torni, però sono 2 torni motorizzati e non ho né asse Y, quindi non riesco a fare i pezzi finiti in fresatura. Quella macchina lì è un Variaxis visto per fare altre lavorazioni.